Buonasera a tutti, bentornati in linea 131, oggi venerdì 10 aprile, puntata veramente che si preannuncia divertente. Ve lo dico già da subito, chi avrà visto sui social chi sono i nostri ospiti forse saprà il motivo, ma vado subito a presentarli. Eccoli qua, sono i fratelli Mancosu. In alto a destra Marco, Marco Mancosu del Lecce, ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. In basso Matteo Mancosu, il più grande, attaccante della Cosentella. Ciao Matteo. Ciao a voi. E a sinistra il più piccolo, che però occupa più spazio, come vedete, perché nelle magie di Skype è quello che prende più posto, Marcello Mancosu. Buonasera a tutti. E ovviamente, come sempre, ci sono anche i nostri disturbatori seriali, ovvero Roberto Pinna. Ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti. Andrea Ferrari, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E Matteo Zizzola, direttamente dall'AIA in Olanda. Ciao Matteo. Ciao, buonasera. Allora, Roberto, cosa ci dici? Allora, un bellissimo, bellissimo tridente, perché poi forse con gli anni sono diventati quasi un tridente che in campo si potrebbe anche schierare, perché sono adeguati. Marcello da seconda punta, Matteo a fare la prima punta e a inventare e a rifinire Marco. Io ho un bel trascorso con loro, perché prima di Lecce-Cagliari sono andato a casa ospite di papà Mimmo e mamma Paola. Volevo fare un'intervista, Marcello se lo ricorderà, c'era anche lui. Volevo fare un'intervista a loro su Marco, fondamentalmente, che poi era il grande ex di quella partita, anche se non è riuscito a giocare per infortunio. E in realtà sono stato intervistato io, perché mamma Paola mi ha fatto praticamente 10.000 domande sugli studi, il giornalismo, però ho trovato delle persone davvero molto simpatiche e mi ha fatto molto piacere che loro abbiano accettato oggi il nostro appunto invito. No, volevo chiedere un po' a tutti e tre, da piccolini, cos'era quella casa e chi era il più forte giocando a pallone, perché so che avete rotto diverse cose in casa. Iniziamo da Marco. Diciamo che quella stanza è stata veramente teatro di grandi partite, di assi del letto rotte, di finestre rotte. Ogni volta che succedeva qualche casino era tempo di correre, però ci siamo divertiti tantissimo, almeno io mi ricordo tantissimo tempo passato insieme a loro, forse più con Marci. Matte era già grande e non si abbassava al nostro livello, diciamo. Ma come giocavate quando giocavate tutti e tre insieme? Matteo con Marcello contro di te, Marco, oppure come vi mischiavate? Sì, una roba del genere, dai, però la stanza era piccolina, era più un uno contro uno. Ecco. E da ragazzini, visto che comunque siete più o meno tutti, non avete grandi anni di distanza, però che idoli avevate? So che ti favate Milan tutti e tre più o meno in casa. Quali erano i vostri idoli? Iniziando da Marco e poi Matteo e Marcello. In senso orario facciamo. Esatto. Il mio era Kakà, proprio indiscusso, era il mio idolo fin da piccolino. Matteo? Io cambiavo, cioè andavo in base a chi era l'attaccante del Milan in quegli anni, quindi sono passato a Van Basten, Weah, Inzaghi, tutti i numeri 9 del Milan erano i miei idoli. È meglio dei numeri 9 di adesso del Milan, diciamo. È cambiato un po'. Marcello? Io ho sempre avuto una passione per Cristiano Ronaldo, era da subito, da come esordito, subito mi aveva impressionato. Era lui il mio idolo. Ecco, passiamo un po' magari al calcio di adesso, quindi chiedo un po' a Marco cos'è scattato a Lecce, visto che è diventato capitano in Serie A, ha iniziato forse come, non so neanche se neanche tu te l'aspettassi, un impatto così quest'anno con la Serie A, cos'è scattato appunto in Salento? No, non me l'aspettavo neanche io, è stata finora una bellissima annata, anche se comunque siamo nella zona salvezza, non c'è da abbassare la guardia, però è stato veramente un bellissimo anno anche personale. Poi qua c'è una grandissima passione, veramente le partite di cartello c'erano più di 30.000 persone allo stadio, 30.000 se ci pensi sono veramente tante. Ecco, a livello umano cosa hai trovato che ti ha legato magari per così tanto tempo alla piazza? Ma diciamo che si assomiglia un po' alla Sardegna come piazza, nel senso che è una penisola
quasi isola, ok, il Salento è proprio una regione a parte, anche loro dicono Salento is not Puglia, un po' come noi diciamo Sardegna che non è l'Italia. E quindi poi ovviamente i risultati sportivi hanno fatto sì che diventasse sempre più grande la fetta della gente, quindi qua mi trovo come a casa. Ecco, ma inizio a leggervi un po' di domande che sono arrivate davvero tantissime sia su Instagram, su Twitter e su Facebook. Parto da Matteo, perché ci chiedono innanzitutto come ti stai trovando in Liguria quest'anno. Comunque con la B hai fatto 3 gol se non sbaglio, e poi soprattutto quella domanda che ci hanno fatto più di tutto è com'è stata l'esperienza in Canada al Montreal Impact, e soprattutto che ricordo hai magari di campioni che hanno giocato con te come Drogba. Sì, ma qua si sta bene in Liguria, si sta bene. Chiavari è una città piccolina, 20.000 abitanti, quindi è un paesotto, diciamo, è una società abbastanza familiare, si conoscono tutti, ci sono gli stessi direttori da tanti anni. Siamo riusciti l'anno scorso a ritornare in Serie B e quindi adesso ci sorgiamo questo campionato abbastanza tranquillo, siamo a metà classifica e speriamo di prima di salvarci, poi nel caso di riprenda di puntare a qualcosa in più. Per quanto riguarda il Canada, è un'esperienza magnifica, è stati 2 anni e mezzo intensi, è un altro calcio perché lì c'è lo stile americano, nel senso non ci sono retrocessioni, ci sono sempre le stesse squadre nella Lega e tutte puntano ai playoff, quindi è uno show come loro sanno fare. È bello, bellissimo. Ho giocato con Drogba, con Piatti, con Donadel, che sono giocatori che hanno fatto altre categorie, nel senso hanno visto Champions League, Coppa Libertadores, quindi ho imparato tanto a loro, però nello stesso tempo sono ragazzi umili con i quali ho legato tanto e mi ci sento ancora. Ecco, invece per Marcello, tu hai girato tanto prima di tornare qua in Sardegna, ci chiedono qual è l'esperienza più particolare che hai fatto fuori in Italia, che ti è rimasta diciamo di più. Allora, mi sono trovato benissimo io a Gubbio, perché diciamo che l'anno dopo ho fatto meglio. E poi un'altra piazza molto particolare è stata Catanzaro, perché lì ha assaporato un pochino di calcio vero, dove la gente veniva a vedere gli allenamenti, allo stadio venivano in 6.000, 10.000, comunque per uno che veniva da Lumezzane, dove c'era pochissimo pubblico, è stata una bella esperienza. Ecco, il rimpianto più grande forse tra questo girovagare che hai? Non aver avuto la testa per crederci davvero, forse, però è andata così. Invece Marco, è arrivata una domanda che immagino te lo potrei anche aspettare, perché negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro sulla panchina del Cagliari, si è parlato anche di Liverani, e ci chiedono un po' che tecnico è, perché tu hai detto che in certi momenti l'hai anche odiato perché vi fa lavorare tantissimo fisicamente, un martello un po' alla Conte, però raccontacelo un po' che mister è. No, assomiglia tanto a Conte, io per quello che posso vedere, non conosco di persona Conte, però diciamo che per la pressione psicologica che mette, più che fisica, lui vuole veramente il massimo da ognuno, e questo è importantissimo per una società, per un mondo dove se non porti risultati ti mandano via subito. Quindi lui in questo è veramente bravo a tirar fuori il massimo da ogni persona. Ecco, visto che abbiamo accennato a Cagliari, una domanda per Marco e Matteo, che ci hanno fatto praticamente chiunque abbia risposto alle nostre storie, è: quanto siete stati vicini in passato? Il nome di Marco in realtà a Cagliari viene anche associato per il futuro, e quanto vorreste magari tornarci? Forse per Matteo il treno ormai è già passato, però quanto siete stati vicini in passato? Sì, io ho avuto una trattativa l'anno in cui ho fatto capocannoniere di Serie B col Cagliari. Però poi non si fece niente, non so, o per le richieste alte del Trapani o perché comunque l'allenatore che al tempo era Zeman aveva deciso di puntare su altri, quindi alla fine non si è fatto più niente. Marco? No, ogni tanto si parla, però è più un parlare che una trattativa vera e propria. Ovviamente io sono nato a Cagliari, quindi ho fatto storia giovanile a Cagliari, quindi per qualcuno magari può essere
un vantaggio, capito? Quello intendo. Però da dire proprio per un motivo di lista, dici? Sì, anche. Però un'offerta proprio chiara non c'è mai stata, anche perché si è interessato quando io stavo crescendo con Lecce, quindi sto troppo bene a Lecce per poter cambiare aria in questo momento. Io ti dico la previsione fatta da tuo padre, Mimmo, che mi ha detto che lui ti vede bene a rimanere a Lecce anche dopo la carriera, non so, per allenare, per fare così, questa è stata la sua previsione. Possibile, possibile. In questi giorni dove siamo fermi, qualcosa mi frulla in testa su quello che dovrò fare. Fare allenatore, forse potrei provare a farlo. Ecco, Matteo, invece è vero che tu non, col calcio, una volta smesso, non ci vuoi rimanere in questo mondo? Ma prima era così, ora sto rivalutando anch'io il da farsi dopo, perché comunque crescendo impari, guardi più l'aspetto tecnico e tattico, diciamo, quindi ti guardi le parti in maniera diversa e provi a capire quali sono le cose che per te sono giuste o sbagliate. Quindi vediamo, ancora qualche anno in carriera e poi decideremo seriamente il da farsi. Vabbè, ma a Matte gli faccio fare il secondo allenatore e mi porti i cinesini. Marcellino, il stipendio è fatto. E io porto allora, i ragazzi in serata, facciamo una cosa. Allora, no, ognuno il suo. Battuta, è arrivato un commento di Filippo Pirisi, che conoscete tutti quanti, che ci ha detto che dovevate prendere la Johannes per il futuro, ovviamente Marco fare allenatore, Matteo curare le finanze, mentre Marcello era l'addetto alle riunioni serali con le mamme dei ragazzini, quindi non consiglio da tutti. Molto probabilmente è un buon schema, sicuramente. No, ci chiedono, visto che siete tre attaccanti, o comunque in generale giocate tutti in zone offensive, qual è il gol più bello per tutti e tre? Magari iniziamo da Marcello. Allora, il più bello che ho fatto, io ne ho fatto pochi, quindi è facile ricordarselo. Il più bello che ho fatto è stato quello contro il Teramo, 4-1, tirato da fuoriere di sinistra sotto l'incrocio, contro la Padula e Donnarumma, che al tempo era la Teramo. C'erano loro in porta. È la battuta questa. È la Padula in porta. Pensa che deve fare il comico, non l'allenatore. Matteo? Ma quello più bello che mi ricordi è, nel senso, quello più importante, perché secondo me il primo gol in Serie A non si scorda mai, quindi credo quello, perché gli altri sì, possono essere stati anche più belli in Serie C, però rimangono uno dei tanti, quindi quello in Serie A dico. Ok, invece Marco? Allora, tutti e due hanno detto cose sbagliate, perché Marcello, il più bello che l'ha fatto in Coppa Italia con l'Ascoli, e invece... E invece Matteo il più bello l'ha fatto con Latina, contro Latina in casa col Trapani. Ho significato che quello più importante è un altro. Ma ti ha chiesto il più bello, infatti. No, io quello col Napoli forse, quello con la punizione forse è stata la più bella che ho fatto. Ecco, a proposito di adesso stiamo un po' giocando con i ricordi, una cosa che mi ha fatto sorridere quando sono venuto a casa vostra è praticamente che mi dicevano che Marco da ragazzino col calcio sì, gli piaceva, però gli piaceva anche un po' scrivere, mangiare. Quali sono i piatti di mamma che vi mancano, tranne Marcello che te li farà quasi sempre, voi due che vivete fuori? Fettine impanate. No, è brava molto a fare il culurgione mia madre, sì, nostra madre. Veramente brava. E invece Matteo? Sì, sono d'accordo, per il Curgione è un appuntamento particolare e quando torniamo quasi ci obbliga a mangiare quelli, con piacere. ma in generale, diciamo, cioè, che ricordi avete da bambini con una mamma così professoressa? Non sarà stato facile trascorrere. I colloqui? Tanto lo sta sentendo da casa di Marcio, un casino, un disastro. Il problema è che vi ascolta, poi vi farà la ramanzina anche adesso. No, io chiederei a Matteo di entrare un po' con un paio di domande. Matteo Zizzola.
Sì, ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa, abbiamo un, tra virgolette, un passato comune, nel senso io ero abbastanza molto più scarso di voi, alla Johannes, e volevo chiedervi qual è l'importanza di una scuola a calcio importante, qual è quella, perché alla fine sono usciti un sacco di giocatori, su tutti i costi ovviamente, però anche a livello regionale tantissimi della Johannes sono finiti ad altissimi livelli, qual è l'importanza della scuola a calcio? Ma rispondo io perché sono quello che sono stato di più, perché ho fatto 10 anni alla Johannes, dai 6 ai 16 non mi sono mai mosso, e la Johannes a quei tempi era una squadra che si faceva rispettare a livello regionale, se non quella con più titolata, quindi è importante soprattutto la mentalità che ti danno, quella di che per quell'età è un gioco, tu devi andare al campo, allenarti, ma devi divertirti più che altro, e questo era quello che ti hanno insegnato. Poi fortunatamente per qualcuno è diventato un lavoro, è meglio così, però la cosa che devono fare i bambini dai 6 ai 10 anni, 12 anni, è quella di divertirsi giocando. Siete sì, d'accordo anche gli altri fratelli? Sì, no, io mi ricordo, ho veramente bellissimi ricordi di quella scuola a calcio, proprio parlo della Johannes, perché era veramente un ambiente bellissimo, poi c'erano tantissime squadre, quindi chi aveva più di uno o due fratelli, quindi si conoscevano tutti, sono rimaste anche le pizzate, queste cose qua, mi ricordo quando andavamo fuori a fare i tornei che ci ospitavano nelle case famiglia, poi siamo rimasti in contatto, era veramente una bella scuola a calcio, poi stavamo in terra battuta e quindi non pensare che avessimo tutte queste comodità, era proprio che sono oggi, era proprio bello proprio andare ad allenarsi. Roberto? No, intanto ci segnalano per Matteo che il suo gol più bello, secondo chi ci sta ovviamente guardando, è una rete che in effetti la stavo guardando su YouTube, è molto bella, contro Houston, dove fai due stop, diciamo, e poi tiri in maniera un po' laterale, è un bel gol. Vabbè, a parte questo, ci chiedono invece per Marco, Gigi Deida ci chiede se in questi mesi o in questi anni hai mai sentito il presidente Giulini, vi siete mai chiamati? No, mai. Invece parlando, restando a Cagliari, voi due, sia Marcello che Marco, avete fatto la primavera. Marco, se non sbaglio, con te giocavano sia Pisano che Ragazzo, giusto? Sì, diciamo che sono uno 2 anni più grande e uno 3 anni più piccolo, però sono riuscito a giocare con tutti e due. Ecco, che ricordi hai di quella primavera? Lo chiedo anche a Marcello, poi. Di quel settore giovanile a Cagliari, ecco. No, c'era gente molto valida, gente che poi purtroppo, lo sto capendo negli anni, conta molto più la testa del talento, quindi ora non voglio fare un nome, magari non premio gli altri, però era veramente forte. Marcello? Sì, concordo con Marco, era un ambiente dove c'era tanta competizione, io ho giocato con l'unico forse che ha fatto carriera della mia età, è stato Giorico che ha giocato in B, in C, Gallon, e purtroppo concordo con Marco, se no è la testa, è difficile andare avanti nel calcio, perché i talenti c'erano in quelle primavera. Tu avevi fatto anche qualche partita con Vigorito? Marcello, o no? Sì, io sì. Ah, ok. Sì. Quindi l'hai conosciuto forse Marco, prima tu di Marco. Esatto, sì. L'hai conosciuto prima tu di Marco. Sì, vai sì. Francesco. No, in realtà intanto volevo dire a Marco il messaggio del nostro amico e collega Alberto Masu, che dice: a Marco dite che il giorno della gara col Cagliari a Lecce ha passato un'ora a firmare autografi e fare foto in tribuna che pareva Cristiano Ronaldo, come Marco, aumenta l'affitto, Marco. E al di là di questa battuta del nostro caro amico Alberto Masu, no, volevo chiedere a Matteo se si è in qualche modo pentito di essere andato via dalla Sardegna già da grandicello, diciamo così. Quindi avevi 25 anni, se non sbaglio. Giusto, 25-26 anni, perché siamo coetanei, quindi più o meno mi ricordo che il periodo era quello. Tu hai fatto Latina, poi sei esploso con la Vigor Lamezia e da lì poi Trapani. Secondo te sei andato via un po' troppo tardi? Ma sono andato via tardi perché prima non mi cercava nessuno, il discorso è quello, se no sei andato prima.
Quindi ha avuto la fortuna di andare via a 25 anni, se no sarei rimasto in Sardegna tutta la carriera. Perché comunque stiamo parlando di 10-15 anni fa. Non hai, adesso la visibilità è cresciuta tanto, credo. Prima non era così facile emergere da una Serie D o da un'eccellenza e andare a giocare in C fuori. C'erano molti più difficoltà, c'erano molti più gradini da scalare. E fare 10 gol come adesso, 12 in Serie D per andare a giocare nei professionisti non era sufficiente. Ora lo è, prima no, quindi per fortuna ho preso l'ultima carrozza, diciamo, per andare nel calcio che conta. Tra l'altro, ritornando a quello che dicevi prima, quando ci fu quella sorta di abboccamento col Cagliari, pensare che il Cagliari aveva Longo e Dujacsop e si lasciò scappare te, insomma, da quel punto di vista credo che qualche rimpianto sia stato generato da parte di tutti. E invece a Marco volevo dire che insomma io sarò sempre grato perché mi ha fatto vincere una scommessa con un mio carissimo amico che diceva che insomma dopo i prestiti diciamo non andati benissimo, quindi con l'Empoli, il Rimini e via dicendo, probabilmente non avresti mai fatto carriera. Invece io dicevo, secondo me può arrivare ancora e insomma diciamo che ogni volta che tu segni io posso bullarmi con questo amico del fatto che... Diciamo che l'hai presa non perché ne capisci di calcio ma perché questa volta ti è andata bene, ecco. Ma non è vero, no. No, cioè, no, digli a tuo amico che ci fa ragione, non so neanche... No, diciamo che sì, alla fine anche io ho preso l'ultimo treno per poter tornare in Serie A, però è una, un po' una metafora di vita, nel senso che non bisogna mai mollare in tutte le situazioni, che la vita ti può sorprendere veramente. Ecco, se dovessi chiedere qual è il vostro punto forte, cosa direste? Cioè nel senso le punizioni, la corsa, palla al piede, insomma, tecnicamente proprio. Matteo, magari inizi tu. Ma sicuramente io la velocità, la progressione è uno dei miei punti forti. Fin quanto regge, fa la differenza. Quando si comincia a aumentare con l'età e vai allo stesso passo degli altri, fai più fatica. Marcello? E credo che lo star bene fisicamente sia la differenza che tutti fanno, nel senso in tutte le categorie se non stai bene fisicamente differenza non ne fai, puoi avere il talento che vuoi, però mi ricordo anche Marco che non l'ultima volta che siamo allenati insieme, però una delle ultime sono stato un anno e mezzo, due anni fa, siamo allenati insieme al Poeta, ho visto che fisicamente stava troppo bene, per quello credo che facesse la differenza, perché da sola la tecnica, soprattutto in B, in C, in B, non va. Però se stai bene fisicamente, allora vai. Diglielo, Matte, che ti ho lasciato al Lido, io ero all'ottavo. Per pagare il conto, diciamolo, ragazzi, per pagare il conto. Marcello? Io gli aspettavo le palmette. Vai. Direttamente, più comodo. Qual era il tuo punto forte, diciamo? Allora, no, per me forse il dribbling, penso. Sì, forse il dribbling. Poi basta, va bene il dribbling. Nel frattempo, sui social Luca Mereo ci scrive, vabbè Matteo andava bene a scuola, con tanti puntini e una risata, quindi presumo che non sia vero come cosa. No, però a parte questo, questi scherzi così, volevo chiedere a Marco, perché ci è arrivato, ce l'hanno chiesto, se oltre al Cagliari, comunque dopo questa stagione, un minimo sogna anche un salto in una squadra importante, ecco, magari da competizione anche europea. Comunque sono 8 gol. No, guarda, io sogno la continuità, il rimanere a questi livelli per me è già un grosso traguardo, poi quello che viene, viene. Poi sono discorsi anche quello affrontato prima col Cagliari, che lascio parlare al mio procuratore, lascio fare il mio procuratore, non voglio interessarmi di niente perché mi distraggo, capito? Quindi preferisco rimanere concentrato sul campo. Poi ci chiedono se ti ricordi quando giocavi a Porticine in Piazza Giovanni. C'è,
certe scascionate non è idea. Marco era forte quel gioco perché aveva, era più grande degli altri, un tiro incredibile, da valido. Ma vero che eri un po' cicciotello da ragazzino? Sì, mi piaceva mangiare. Troppe fettine impanate, diciamo. Era esatto, tra fettine impanate e ravioli. No, ci chiedono, ci fanno una domanda per Marcello, perché il più piccolino forse li ha visti anche crescere. Ci chiedono dove siete uguali e invece in cosa siete molto diversi voi tre. Ma diciamo che Marco e Matteo sono molto diversi tra di loro. Io penso di essere un mix tra i due. E niente, poi... Cioè, perché sono molto diversi? Perché sono... Perché Matteo è più riservato, ha un'ironia molto pungente, diciamo. Nel senso che non è uno che fa bordello, però quando si fa sentire... è un bel personaggio. Invece Marco, come vedete, è stupido di natura e quindi si nota subito. Sì. Matte è quello che ci fa scassare di più. Nel gruppo di WhatsApp è quello che ci fa sentire male. Nonostante sia quello che parli meno, Sì, è vero. Perché per sentirlo per messaggi devi mandare una raccomandata. Matteo, è vero? Sì, credo di sì. Ma di solito come vi... cioè, siete quei fratelli che si sentono spesso oppure una volta ogni tanto? Come la gestite questa vostra anche lontananza, tra virgolette? No, non ossessionatamente. Quando uno ha voglia di scrivere, scrive, ma possono passare una settimana, 5 giorni, e magari ci sentiamo certi periodi giorno dopo giorno, altri un po' di meno, però non abbiamo questa ossessione di sapere ogni giorno quello che si fa, quello che non si fa, quello che si mangia. Siamo tranquilli, dai, ci fidiamo l'uno dell'altro. Ma dopo la partita vi sentite mai? Se uno ha fatto gol, sempre. Se... oppure qualche cagata, se no... capiamo il momento, se uno perde oppure se gioca male... Lo capiamo, quindi lasciamo passare un po' di tempo. Ma tipo al fantacalcio vi siete mai presi uno con l'altro? Oppure no? Io lo sto facendo vincere. Come devi fare? Sì, io ce l'ho è il mio punto fisso in formazione, anche se gioca male, però non posso toglierlo, mio fratello lo devo lasciare sempre al posto anche dei più forti. Anche io l'ho comprato. Le prime giornate in panchina, poi mi ha dimostrato che valeva e quindi è passato titolare. Ti hai dato la conferma. Isola? Sì, volevo chiedere a Marco, siccome lui è un rigorista praticamente infallibile, cosa ha pensato quando Babacar ha iniziato a prendergli i rigori e sbagliarli? A parte che mi sono toccato, ho detto quella cosa. Lo stavo per dire io. Per te, Marco. Scusami. Però, no, tranquillo. Però, allora, glielo ho lasciati tirare io. Non è che è stato lui che mi ha voluto prendere il pallone o fare casino. Secondo me era un periodo dove giocava bene, non riusciva a sbloccarsi, io ho lasciato io rigore. Poi la sfortuna ha voluto che le ha sbagliate tutti e due, però lo rifarei 100.000 volte. C'è il mio amico che ti ha il fantacalcio che non è contentissimo di questa scelta. Lo so, già ne ho preso pochi di insulti, mamma mia. Vabbè. Roberto? No, visto che abbiamo parlato anche del futuro di Marco e anche Matteo che ha detto che si è riavvicinato, ci chiedono se avete qualche allenatore a cui magari un domani vi potreste ispirare o che comunque vi ha condizionato più degli altri. Magari iniziamo da Marco e poi andiamo con Matteo e Marcello. Ma io penso di aver preso le cose migliori da Giampaolo, Allegri e Liverani. Questi sono i tre allenatori che da cui prendere ispirazione un giorno se vorrò fare l'allenatore. Tutti e tre hanno caratteristiche diverse, uno si differenzia per la fame, uno per la tattica e un altro per la gestione del gruppo. Matteo? Sì, io credo che comunque tu guardi l'allenatore in cui
che ti ha fatto giocare meglio, comunque che secondo te con la quale la squadra girava meglio. Quindi comunque con Boscaglia io ho avuto un film particolare, è il mio allenatore tuttora, e quando giocavamo a Trapani avevamo il 4-4-2 come modulo, e quello per me per adesso rimane il modulo che piace di più. Quindi io dico Boscaglia, e cito anche Delio Rossi perché secondo me è un allenatore super capace. Adesso credo che non alleni più, comunque credo che avesse veramente buoni spunti dal punto di vista tattico. Poi la storia di Liaici l'ha un po' condizionato, quindi ha cambiato un po' la sua carriera, però secondo me è un allenatore valido. Marcello? Io cito Mezzanotti, un allenatore che ha avuto a tutto cuoio, è un ex Vicenza, giocato anche in Serie A, mi ha impressionato per la carica che riusciva a darci sia durante gli allenamenti che prima delle partite, e quindi cito lui. Poi ci chiedono per Matteo, visto che il prossimo mercato, comunque, che sarà ancora tutto da valutare in base alla ripresa che ci auguriamo avvenga presto, il Cagliari potrebbe pescare qualche giovane a Lentella? Ma ci sono giovani veramente interessanti a Lentella, ragazzi del 2000-2001, hanno 17-18 anni in meno di me, che però sono veramente forti. Dico qualche nome, tipo Sala, un terzino sinistro molto bravo, simile a Pellegrini, buona tecnica, un gran cross, buona fase difensiva. Poi secondo me davanti abbiamo un giocatore che è molto forte, che si chiama Manuel De Luca, che è un 90, bravo con i piedi, bravo in fase difensiva, di testa le prende sempre lui. Quindi sono due giocatori su cui si può puntare, secondo me arriveranno in Serie A tutti e due. Bene, a Marco questa domanda non gliela faccio, perché praticamente tre quarti della rosa, compreso l'allenatore del Lecce, sono stati accostati al Cagliari, quindi non te la faccio questa domanda. O hanno giocato al Cagliari. O hanno giocato nel Cagliari, perché esatto, ci sono tantissimi veramente, ex. No, ce ne sono tantissimi. Ma fate cricca un po' in stile sardo? Anche se non c'è sardo, fondamentalmente c'è solo tu, però un po' di chi si è abituato alla Sardegna. Vabbè. Ora c'è Vigorito, degli Ori. È vero, c'è anche Vigorito. Quando abbiamo potuto siamo stati insieme, finalmente c'ho Vigorito, non parla sardo perché ovviamente c'ha origini non sarde, mi sembra della Basilicata. Invece con De Jola parlo molto sardo e sì, facciamo cricca, dai, quello sì. Visto che siete tre comunque giocatori offensivi, ci chiedono se in generale avete sempre giocato da attaccanti, anche se poi in realtà avete cambiato spesso ruoli, quindi come avete iniziato in realtà da ragazzini? Io ho fatto tutti i ruoli, tutte le categorie, mancano due categorie, ho fatto tutto nel calcio. Ho giocato prima difensore centrale, poi terzino, poi centrocampista centrale, poi ala e poi attaccante. Quindi niente, ho girato un po' tutti, anche portiere mi stanno tornando, mi avevano messo. Quindi niente, è più bello giocare davanti, sinceramente. È molto meno stressante perché dal punto di vista tattico sei meno impegnato ed è più... Ci credo, non difendo. Con la tenda. E quindi niente, sono contento di giocare attaccante. Marco? No, io a parte che mi reputo più centrocampista che nella fase d'attacco, sono un centrocampista offensivo, quindi penso che forse in Serie A sarebbe meglio giocare mezzala, perché quando arrivi negli ultimi 16 metri è veramente difficile trovare uno spiraglio giusto, devi essere molto veloce, quasi come caratteristiche come un Pippo Falco, diciamo. Invece quando giochi di centrocampista ci sono molti più spazi e per le mie caratteristiche penso sia meglio. Marcello? Anche io dei ruoli ne ho fatti tanti, ho iniziato difensore centrale, poi i primi anni al Cagliari mediano, e poi sono stato spostato da mister Franco Masia, che è bello sempre ricordarlo, in fascia, esterno in fascia. Ecco, Andrea Ferrari? Che cosa? Io giocavo dove? No, tu giocavi male in tutti i ruoli. No, mi rompevo spesso. No, domande ci sono, vabbè, a parte un sacco di persone che salutano i ragazzi della Johannes, dove sono cresciuti,
Tipo il mio primo mister era Johannes quando ero arrivato in prima squadra, che è Toto D'Amico, che saluta soprattutto Marcello e Marco. Poi Matteo, io ragazzi me lo ricordo sulla fascia, era una scheggia a 16 anni, si vedeva che era aveva un passo mostruoso. Sì, tra l'altro Fabrizio Bono mi ha mandato tramite Simone Macioni l'articolo della partita, non so se fosse d'esordio comunque di quel campionato. Sì, era il tuo esordio, sì, prima. 6 maggio 2001. Cicu Mister che mi aveva chiesto cosa ne pensi. Io ho detto devono entrare, me lo ricorderò, l'ho sempre detto, lo raccontavo ai ragazzi in redazione, perché la Johannes come l'ho sempre sfidata come settore giovanile, ed era un battaglie. Poi sono arrivato quando mi avevano restituito un cartellino eccetera, ed era un casino, perché se ti bloccano il cartellino ai tempi era un roglio. Poi è diventata una seconda casa, quindi andavo e tornavo perché lì stavo bene, a parte lo spogliatoio più brutto d'Europa con quello del Bagdad. Mamma mia, Baghdad. Siamo tutti d'accordo. L'odore comunque c'è ancora sotto le narici. L'odore, mamma mia. Cioè, sembrava comunque chi è stato in Germania ha capito di che cosa sto parlando. Ci sono anche altre domande, tantissimi saluti per tutti e tre. Manuel Perra, tra l'altro del Cagliari Beach Soccer, che salutiamo. Salvatore abbiamo già letta. Alberto Usai, anche lui, ex Cagliari Beach Soccer, che chiede a Marco se non vede l'ora di avere la rivincita a padel, visto che questa estate ha preso due belle batoste. Alberto lo devo ringraziare, perché è l'unico che aveva la testa più grande della mia e le giovanili, e quindi mi ha tolto difficile su molte situazioni. Però a padel me lo futuro. Ecco. Giustamente. No, in realtà io volevo chiedere ancora a Marco, appunto, quanto le voci di mercato poi possono in qualche modo dare fastidio durante una stagione, perché il tuo nome è stato avvicinato al Cagliari tante volte, anche per il discorso appunto della famosa lista. Insomma, non sempre è una cosa che fa piacere, soprattutto la tifoseria delle piazze dove si gioca. No, allora ti dico, personalmente, siccome da dicembre dell'anno scorso, quindi un anno fa, si parla di questa cosa del Cagliari. Un anno fa, quando ero in Serie B, mi aveva veramente disturbato tantissimo, perché era una cosa nuova, la soffrivo, non riuscivo a dare il massimo né con Lecce, avevo un po' la testa altrove, anche se non ci pensavo, non era una mia priorità, però sentire le voci mi dava fastidio. Invece poi gli altri anni, per fortuna, le ho lasciate scorrere così come venivano. Perfetto. Invece volevo chiedervi una domanda per tutti e tre: chi è il giocatore più forte con cui avete giocato? A prescindere dalla categoria, ovviamente. Ma iniziamo da Matteo. Drogba. Vabbè, c'è chi può rispondere così, ragazzi. Questo può sembrare banale, ma in realtà non tutti possono rispondere così, quindi giustamente. Vabbè, ma Marcello potrà dire anche gente tipo Emanuele Piras. Io invece ti rispondo per Luigi Porco. Giustamente, che sta a giocare ancora per Luigi. A 40 anni, anche se dice che non ce li ha ancora, a 40 anni essere ancora così in forma non è da tutti. Veramente, anche come mentalità, è un grande giocatore. Soprattutto avere ancora la voglia di fare tanti sacrifici a quell'età. Corre più dei ragazzi. Per me senza dubbio Raja. Raja era veramente la persona che mi ha più impressionato. Ci ho fatto un mese di ritiro e voglio dire lui, perché
era qualcosa di impressionante, una forza della natura spaventosa, veramente alzava i compagni per aria, pazzesco. Ecco, ci è arrivata una domanda per Matteo, ci chiedono se in generale non si è un po' pentito di come è andato a Bologna, perché magari quel contratto comunque importante e lungo l'ha un po' condizionato. Ma pentito no, il discorso è che io sono arrivato a Bologna, vabbè, ovviamente cambiato di bico tramite playoff, poi in Serie A gioco la prima partita, facciamo gol e poi prendono destro, quindi hanno investito non so se 15 milioni, quindi era un attaccante che doveva giocare per forza, soprattutto perché veniva dalla Milan, dalla Roma, e quindi il Bologna ci ha puntato, gli aveva fatto 5 anni, l'aveva pagato tantissimo e giustamente deve giocare lui. Siccome giocavamo solo con una punta, il titolare era lui, quindi tu quando non hai continuità ed entri magari una partita sì e tre no, è dura far vedere qualcosa, quindi non posso essere pentito, cioè non potevo neanche sfruttare tanto le occasioni perché c'erano veramente pochissime, solo questo il discorso. Certo. Visto che abbiamo parlato di compagni, di allenatori, ci chiedono, che è una cosa che sta andando molto di moda nei social in questi giorni, se avete uno stadio che proprio vi ha colpito per una partita che avete giocato, per il calore in generale, quindi uno stadio proprio del cuore, a prescindere da avversari oppure da giocatori di casa, se avete uno stadio che vi ha emozionato particolarmente. Magari iniziamo da Marco e poi Matteo e Marcello. Ma San Siro per me è stato qualcosa di impressionante, perché abbiamo fatto la prima partita là con l'Inter, c'era molto entusiasmo nell'ambiente Inter, quindi siamo entrati là, mamma mia, era qualcosa di spettacolare. Poi mi piace anche l'Olimpico, nonostante sia distante le curve, a me è uno stadio che mi piace parecchio. Matteo? Sì, secondo me San Siro è quello che ha più fascino di tutti. Lo Juventus Stadium è bello, moderno, la gente è attaccata, però San Siro, non so se è per la storia che ha, ma è veramente qualcosa di spettacolare. E poi a me è impressionante anche uno stadio, questo per la sua bellezza, non per il calore dei tifosi, quello di Atlanta negli Stati Uniti, perché era uno stadio che avevano fatto 3 mesi prima e avrebbe dovuto ospitare il Super Bowl. Mi sa che di capienza faceva 78-80 mila, però c'erano tipo 20 maxi schermi sopra, stile americano, saranno stati 200 pollici l'uno, veramente impressionante. Marcello? Anche io dico San Siro, perché quando sono andato a vedere Milan-Roma era veramente bello. Ti sei emozionato? Mamma mia, bellissimo. Ma sei andato con i tifosi milanisti? Sì, grandi. Direi assolutamente. Andrea? Se posso, no, a parte sulla questione stadi americani, dove c'è una cosa su cui riflettere, è che quando decidono la data e devono assegnare il Super Bowl, li rifanno, ristrutturano, ricostruiscono in zero, quindi anche per le questioni qua italiane. Volevo chiedere a Matteo, visto che ha giocato nella MLS, tu la vedresti, soprattutto perché è stato anche prospettato il tipo di campionato americano adattato qui in Italia, lo so che è difficile da vedere, però io sono un amante degli sport americani, come vedresti la situazione qui? Visto che tu l'hai vissuta in prima persona, fondamentalmente considerate tutte le diversità. Beh, c'è un problema secondo me, l'unica cosa è che in Serie A tu devi mettere un tot numero di squadre e non ci possono essere retrocessioni o promozioni, quindi tu cosa dici? Bari sta in Serie A, Palermo sta in Serie B, cioè come lo dividi? Capito? Secondo me il problema base è quello, e poi il fatto che i tifosi la vivono in maniera totalmente diversa, lì si siedono uno a fianco all'altro, squadre di squadre rivali oppure squadre che non c'entra niente, tipo c'è una partita Seattle contro New England e c'è un tifoso di Orlando che va lì giusto con la maglietta di Orlando perché gli piace vedere il calcio,
In Italia non funziona così e credo che sia difficilmente applicabile. Un altro mondo, sicuramente, la MLS. Ma io volevo chiedergli un po', perché ci sono arrivate un paio di domande su cosa ne pensano della ripresa e soprattutto come si stanno allenando Marco e Matteo in questo momento a casa, o se vi state ancora allenando, cosa ha fatto la vostra squadra. Ecco. Marco? No, io ho preso degli attrezzi e mi sto allenando a casa, perché ovviamente... allenarsi anche in strada così non è il caso, ma anche perché non siamo abituati a correre per strada, noi comunque risentiamo poi di ginocchia, legamenti, cose del genere, quindi dovremmo solamente aspettare che questo periodo passi e cercare di fare i meno danni possibili, secondo me. Sì, anch'io fino a una settimana fa ci allenavamo con la squadra in smart working, un allenamento di mattina e uno di sera. Poi da una settimana a questa parte hanno bloccato tutto e ci stiamo allenando ognuno per i fatti suoi come si fa d'estate. Quindi non so cosa, quando ci sarà ancora da aspettare, gira voce che il 3 maggio si possa iniziare ad allenarsi, però ancora è tutto da stabilire. Perfetto. No, ci chiedono, visto che avete, voi comunque siete tre calciatori, tutti e tre avete giocato a livello professionistico, però arrivate da una famiglia di sportivi, ci chiedono come, quanto è stato, diciamo, influente papà Mimmo in questa vostra scelta nel calcio, o se magari vi hanno influenzato più degli zii, degli altri parenti. Marco? Ossessionante. Era un martello incredibile, ma veramente non mollava niente. Adesso, non so come ha fatto, andava a vedersi gli allenamenti di tutti e tre, non chiedermi come faccia, forse aveva due sosia, non lo so. Però andava a vedersi e ci portava al campo, è pazzesco. Anche mamma, hanno fatto veramente un sacco di sacrifici per accontentare tutti e tre. Tu pensa a Semini, Elmas, Johannes, di tutto hanno fatto, sono stati veramente eroi. No, Marcello? Scusate, parlo io, ma se pensi che il babbo ancora gioca, cioè c'ha 63 anni e gioca ancora. Aspetta che lo chiamo. 50 anni. Babbo! Sì, ci sta, fallo venire in diretta, dai. Guarda tutte le partite ancora, qualsiasi partita vede in TV se la guarda, quindi è proprio una passione che... Se mi lancio un paio di cartilagini, ragazzi... Io dico solo che si sta allenando adesso. Ah, no. Ma anche lui ti fa Milan? Sì, ovvio. Sì. Ovvio. Passione nata da lì, ecco. Tra l'altro. No, ma ci chiedono invece se, visto che parlavamo un po' di calcio anche così, se... Sia Matteo che Marco, anche Marcello, comunque vi siete mai avvicinati al progetto nazionale, soprattutto tu Matteo magari, nazionale sardo. Esatto. Si è giocato a Olbia. Sì, si è giocato a Olbia contro la Corsica, una partita di amichevole, un bel progetto sicuramente, una cosa che ti riempie d'orgoglio perché rappresenta la propria terra, e la Sardegna si sa che ha tanto... che ha tanto valore, ha tanto da far vedere, quindi è una cosa che mi ha fatto veramente piacere, spero possa continuare questo progetto perché è veramente interessante e complimenti a Vittorio Sanna che comunque è lì. Il quarto mancoso. C'è anche il quarto mancoso, ecco, è arrivato anche papà Mimmo. Ma ha sentito che... Sera Mimmo. Mimmo, hanno detto che praticamente li hai ossessionati da ragazzini per diventare professionisti e li accompagnavi in qualche modo tu in tutti i campi, uno e trino praticamente. Non posso negare, è la verità. E invece come va questo, ci avete detto che gioca ancora, come sta andando, adesso non sta giocando, però come stava andando il campionato? Quest'anno siamo messi male, dai. Però l'importante è divertirsi, ancora mi piace lo spogliatoio, le battute, almeno quello è restato, poi la velocità è sempre alla moviola, quindi va bene, ci rivediamo tutte le azioni. Visto che ha tre milanisti in casa, una partita che ha visto con tutti e tre che gli è rimasta nel cuore?
Sicuramente le finali di Coppa dei Campioni, quando il Milan era il Milan di Sacchi, il Milan di Capello. Pensi che quando c'era Capello erano 5 campionati che il Milan forse non perdeva una partita. Quando ha perso la prima partita, Matteo si era messo a piangere. Col Parma, rivelazioni, rivelazioni incredibili. Perché non dice, non è possibile, ha perso il Milan. No, no, anche il Milan può perdere. Piangeva, disperato. Piangeva perché me l'ho fatto male alla mano. La verità. Una domanda, avete fatto entrare in casa Roberto Pinna? Avete controllato che ci sia ancora tutto? No, ai, l'abbiamo rinchiuso in una stanza dove non c'era niente, quindi non si sa mai qua, non si sa mai. So che Matteo aveva una domanda, Matteo Zizzola. Sì, volevo chiedere a tutti e tre se c'è un giocatore che hanno pensato anche quando erano ragazzini, questo è fortissimo, questo arriverà in alto e poi alla fine si è perso. Vai, inizia magari Marco. Ma io avevo un compagno di squadra che è arrivato, vabbè, a parte Marco Sau, che appena aveva fatto un provino con noi in primavera, si vedeva che diventava forte, poi lui ci è diventato forte veramente. Poi c'era un'altra persona, si chiamava Giacomo Garau, che era veramente forte, aveva un gran sinistro, e ho detto sicuramente questo arriva a grandi livelli perché c'ha le qualità, però alla fine poi non ha sfondato. Ma si era fatto male, si era rotto il anche aveva avuto un sacco di problemi, aveva fatto il ritiro con Giappone in prima squadra e si era fatto male. E un altro è Davide Meloni, anche che poteva sfondare, però anche lui problemi di testa. Matteo? Io mi ricordo che da piccolo Nicola Reis era una furia, aveva un passo, una cattiveria che per quell'età non era normale, e io credevo che potesse arrivare a giocare ad alti livelli. Poi quella vita non è solo bravura e talento, ma anche la fortuna ci vuole. Veramente Nicola ne ha avuto poco. Credo l'abbia allenato mio fratello, Nicola Reis, tra l'altro, che allenava la Sigma, mio fratello, quella che ha vinto il campionato, arrivata in finale nei campionati nazionali giovanissimi. Può essere. Marcello? Io dico Mattia Gallon. Anche lui tecnicamente fortissimo, un grande attaccante, veloce, poi anche lui la testa non ha retto e sta continuando a giocare in campionati dilettantistici, ma sicuramente poteva fare molto di più. Vabbè, Francesco? Vado, io direi che... Beh, domanda anche al babbo, scusa, domanda anche a Mimmo. No, infatti. Credevo, ma della mia età. In generale, ci siamo, tanto. Vale no, tutto. Io lo dico. Uno mi piace, anche se in parte ci è riuscito, Danielino Ragazzo. Secondo me era veramente troppo più bravo rispetto agli altri, perché ha preso poco l'età di Marcello, e quindi l'ho seguito moltissimo. E credevo che facesse un'altra carriera in Serie A, quindi io dico lui. Invece una domanda seria, signor mio, ma le fettine impanate sono davvero così buone, come dicono i suoi figli? Quelle di sua moglie? Questo bisogna chiedere in tutto merito della madre, quindi non c'entro niente, però si difendono bene, anche quando non sono buonissime, visto che le mangiano. Quindi ah, così. Ho capito, vabbè, certo, quindi, ragazzi, ragazza della madre. Babbo non ha acceso mai un fornello. Le famose polpette del giorno prima con lo spaghetto del giorno prima. Giustamente. Quando finisce l'isolamento ci invitiamo tutti, allora. Facciamo mega pranzo tutti insieme. Io metto il prosciutto di Arsana, dai. Va bene, allora veniamo sicuramente. Un giorno e lo mangiamo insieme a casa, va bene? Perfetto, dai, va bene, grazie davvero a tutti, a tutta la famiglia Mancosu, a signor Mimmo, ma soprattutto ai figli Matteo Mancosu, Marco Mancosu e Marcello Mancosu per essere intervenuti stasera con noi. Speriamo che vi siate divertiti, ragazzi, perché noi sicuramente siamo divertiti molto, quindi
Questo è sicuramente la cosa principale, visto il periodo non esattamente allegrissimo. Va bene, quindi grazie davvero di essere intervenuti. Non so se Roberto ha altre cose da dire prima di chiudere. No, io sono contento che il padre ci ha rinvitato, così non dobbiamo neanche fare i classici sassaresi che bussano alla porta senza essere stati invitati, e andremo a mangiare il culurgione quando tutto questo finirà, dai. Ovviamente. Va bene, davvero, grazie ai tre fratelli Mancosu per essere intervenuti a Linea 131. Noi torniamo domani sera, puntata imperdibile. Dedicata chiaramente allora, al 50. Posso dirvi che chi c'è domani ci sta seguendo in diretta in questo momento. Sì, lo salutiamo allora. Sì, salutiamo Max Canzi, vice di Zenga, ma allenatore della Primavera, che domani sarà con noi e parleremo tanto di Cagliari, visto che comunque sia poi domenica saranno i 50 anni dalla vittoria dello Scudetto. Esatto, quindi domani davvero puntata imperdibile. Grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento è per domani sempre alle 19. Buona serata.